Ciao ragazze, bentornate sul mio canale, bentornati in un nuovo video. Oggi vi voglio mostrare tutti gli acquisti che ho fatto circa nell'ultimo mese e mezzo, un paio di mesi. Alcune cose le ho già provate, quindi vi posso già dire le prime impressioni. Altre cose sono totalmente nuove, alcune cose le ho comprate proprio ieri. Quindi insomma, sono vari acquisti di vari brand. Comincerei da Bottega Verde. Bottega Verde, ho comprato solamente un paio di cose, c'erano sempre degli sconti perché sapete Bottega Verde fa una marea di sconti, di alcune cose che però volevo acquistare già da un bel po', quindi ho approfittato e le ho comprate. Sono tutte queste due cose della linea I Sorbetti, cioè la linea di make up uscita quest'estate. Allora, la prima cosa che ho acquistato è la terra. Choco Bronzer è una terra abbronzante profumata con olio di mandorle dolci. Questa è la versione più chiara, la Milk Chocolate, quindi una terra abbronzante, assolutamente calda, un colore abbastanza chiaro. Non la apro perché non ho intenzione di aprirla subito. Questa l'ho pagata 4,99 euro e sono molto curiosa di utilizzarla. Poi, ho acquistato un prodotto in due colorazioni diverse, che sono questi Creamy Cushion Lips and Cheeks. Sono quindi questi rossetti che possono essere utilizzati anche come fard. Io ne ho comprati due, la versione color caramello e la versione gelato al mirtillo. Adesso ve li swatcho. Sono fatti così, con questo applicatore cushion, voi premete sul tastino che c'è qui sopra e il prodotto scende. Allora, questa è la versione caramello. Anzi, ve le swatcho entrambe e poi ve le faccio vedere. Gelato al mirtillo e caramello. Caramello mi sembra un pochettino più omogeneo, così sbocciandoli dalla mano non li ho ancora provati, mentre il gelato al mirtillo mi sembra un pochettino meno omogeneo. Sono due colori splendidi, veramente splendidi, un nude e un viola non troppo acceso e non troppo scuro. Mi ispirano moltissimo. Li ho pagati 7,49 euro l'uno e questi li volevo acquistare da tantissimo, da quando sono usciti, perché prima di tutto ho sentito delle buonissime recensioni e poi mi ispiravano tantissimo. Poi, Bottega Verde ho già concluso qui. Sono passata da Tigotà e ho acquistato qualcosina di Essence e un'altra cosa di Maybelline. Allora, parto da Essence e ho acquistato questo pennello pagato 3,79 euro. Dice pennello da contouring. Io lo vorrei utilizzare o per il blush, è molto morbido, oppure per il fondotinta in polvere, perché questo tipo di applicatore un pochettino flat per il fondotinta in polvere mi piace molto, quindi 3,79 euro questo pennello. A parte che è bellissimo il pattern qui. Io ne ho già due o tre di questa, con questa, questo disegno sul manico. Poi ho acquistato un mascara. I mascara Essence in genere non sono male, 3,79 euro, credo sia nuovo. È l'Instant Volume Boost Power Volume Intense Black, mi ispira molto. C'era anche la versione waterproof, io ho preso questa perché non utilizzo mai prodotti waterproof. Poi un correttore, l'ho pagato 2,49 euro, la colorazione è la 10 Nude, è il correttore Camouflage Full Coverage. Questo ho sentito delle buonissime recensioni, non l'ho applicato, non era mio, me l'hanno applicato e devo dire che mi è sembrato che copra molto bene. E poi fondotinta pagato 4,99 euro, Instant Matte, colorazione 10, Matte Ivory, fino a 18 ore di durata. Non credo di aver mai provato fondotinta Essence, non mi pare, quindi questo lo proverò e vi saprò dire. Non lo proverò subito perché ho troppe cose, però quando l'avrò testato per bene vi saprò dire. E poi per
praticamente 10 euro perché ho avuto uno sconto, costava 12,99 euro, io ho avuto uno sconto di 3,90 euro. Questo set, non ho più la confezione, scusate, di mascara e base mascara di Maybelline. È il mascara ciglia sensazionali Voluptuous. Io ho provato quello normale con la confezione rosa e mi è piaciuto tantissimo ed ero molto curiosa di provare questa versione Voluptuous che contiene olio di argan e quindi dovrebbe andare anche a ammorbidire le ciglia e dare, avere un effetto curativo nel tempo. E questa è la base mascara, mascara sempre della linea Ciglia Sensazionali, vedete il tappo è del colore dell'altro mascara e di questa parte di questo. Sono curiosissima soprattutto di provare la base, perché io sto adorando il Dior Show Maximizer, la base, e volevo un'alternativa un pochettino più low cost, magari lasciando quello per le occasioni quando mi serve proprio delle ciglia super piene e utilizzando un primer del genere quando non ho bisogno di avere delle ciglia perfette. Quindi questo. Poi da Kiko. Da Kiko ho acquistato qualcosina della collezione Asian Touch e della collezione Fall 2.0, ma anche un pezzo della collezione base, quindi diciamo quella linea permanente, in particolar modo, della linea Smart, e ho acquistato un blush. Questo, ve lo apro, questo blush molto scuro, questo è il numero 12 Bordeaux, l'ho pagato 5,95 euro, è un blush quasi viola, è molto polveroso ragazze, molto polveroso, non l'ho ancora provato perché lo riservo un po' all'inverno, questo colore così cupo, però mi sembra abbastanza polveroso dalla cialda. Poi, sempre di Kiko, della collezione Fall, ho acquistato una matita per occhi, questa, la colorazione è la 01, questa l'ho pagata 5,95 euro, è una colorazione rosa luminosa, contiene anche dei riflessi, ecco questa, vedete, luminosa più che colorata da appunto questa luce. L'ho già provata, l'ho utilizzata all'inizio dell'occhio, mi è piaciuta molto, dà tantissima luminosità, non mi è piaciuta nella rima inferiore, perché non scrive, nella rima interna non scrive assolutamente, non è un kajal, non lo dice. Questa potrebbe essere utilizzata anche sulle labbra, appunto sulla rima esterna mi è piaciuta, nella rima interna trovo che non scriva. Poi, sempre della collezione Fall, ho acquistato il fondotinta, l'ho pagato 19,95 euro, che non è pochissimo, però volevo provarlo perché ho sentito cose molto positive. Il fondotinta così nel vasetto di vetro che viene con il suo pennellino, non l'ho ancora aperto, non l'ho ancora utilizzato, questo è il pennellino, è un setole molto fitte ma abbastanza morbide. Il fondotinta io l'ho acquistato nella colorazione 01 Warm Rose, che era leggermente chiara ma la 02 era troppo scura e troppo gialla, mentre questo ha un sottotono comunque rosato, rosato neutro in realtà, perché si chiama Warm Rose. La trovo più adatta alla mia carnagione, magari proprio in inverno, quando avrò totalmente perso quel lieve colorito che avevo acquisito in estate, sarà perfetto. Poi, della invece collezione Asian Touch ho acquistato una matita per gli occhi, che è la 02, vedete questo pack che ricorda molto l'Oriente, infatti sembra una bacchetta per i capelli. L'ho pagata 5,95 euro, di questo colore molto particolare, è un borgogna rosso con anche una punta di viola, e questa è bellissima, è anche abbastanza morbida. E poi ho acquistato la combo di rossetto liquido e matita per le labbra. Il rossetto liquido l'ho pagato 7,95 euro, la matita 5,95 euro, stesso identico pack, è la 02, anche questa era la colorazione 02, questa però è per gli occhi, invece questa è per le labbra, ve le suovo, la swatch anche questa. Diciamo che la colorazione è molto simile, quella per le labbra è più scura e più cupa, e contiene anche leggermente meno viola al suo interno. In camera non si percepisce
la differenza, però io da qui la posso vedere, questa contiene un pochettino, una punta di marrone che l'altra non ha. E il rossetto liquido è questo, un pack favoloso, veramente bellissimo. Questo è lo scovolino, molto classico. Il colore è scurissimo, è la colorazione numero 02. E questo, vedete, è perfetto con la matita. È un viola con una punta di rosso molto scuro, molto molto bello. Non l'ho ancora provato sulle labbra perché aspetto che arrivi un pochettino di più l'autunno, però veramente mi sembra una colorazione bellissima. Con Kiko ho terminato. Il grosso delle cose che ho acquistato l'ho acquistato sul sito o da Sephora. Ho acquistato parecchie cose, diluite molto nel tempo, alcune sono state dei regali. Adesso ve le mostro. Allora, un pochettino di ordine qui facciamo. Partiamo da quelle che mi è stato regalato, ma che in realtà ho scelto io. Il mio ragazzo mi ha regalato una palette di Sephora, questa Mixology. Questa è la versione... non c'è scritto, comunque sono due. Questa è quella un pochettino più neutra e con colori più violacei. L'altra ha delle colorazioni sempre nude, ma più fredde. Quindi vi dicevo, questi sono i colori. È composta da questi incroci di cialde. L'ho già provata, l'ho utilizzata anche oggi. È una palette molto valida. Gli ombretti hanno una sfumabilità eccezionale, scrivono molto bene, alcuni scrivono meno di altri, però in generale sono veramente dei buonissimi ombretti. Soprattutto gli ombretti metallizzati sono fantastici, anche i matte sono molto buoni, ma i metallizzati sono veramente fantastici. Questa costa 25,95€, che insomma è un prezzo onesto perché sono... 3, 6, 9, 12, 24 ombretti, quindi un prezzo veramente molto buono. Poi, sempre un regalo del mio ragazzo, che ho comunque sempre scelto io, è questa tinta rossetto liquido di Sephora. Queste sono le Cream Lip Stain. Esatto, questa è la colorazione 17, è quella che indosso. Un rosso bellissimo, un rosso classico, stupendo, ve la swatcho comunque. Io devo dire che non ho avuto una bella esperienza con questi rossetti di Sephora, ne ho uno in color 06 che non mi piace per niente perché mi secca tantissimo le labbra ed è metallizzato. Questo è il colore, questo invece è totalmente matte, è un rosso proprio classico, io non lo indosso da molto tempo ma vi posso dire che non si sente assolutamente sulle labbra, è abbastanza morbido, è molto vellutato, per ora non sento nessuna secchezza, però appunto non lo indosso da tanto tempo, quindi mi riservo il parere per un prossimo futuro. Questo costa 10,90€, quindi questi sono stati i regali. E adesso le altre cose che ho acquistato io. Ho acquistato un ombretto di Urban Decay pagato 13,50€. È questa, la colorazione è Chopper. Questa colorazione, ve lo swatcho qui. Questa colorazione, diciamo un oro leggermente bronzato, è molto bella come colorazione, peccato che abbia un fallout allucinante. Veramente una cosa oscena. Io l'ho provato con il pennello e con le dita e in entrambi i casi cade ovunque, cadono brillantini ovunque. È il colore che indosso su tutta la palpebra. Potete vederlo all'inizio dell'occhio, non so, non si percepisce in camera. Comunque io ho le guance tutte piene di brillantini, nonostante sia andata a correggere comunque con il correttore. Non mi sta piacendo, devo dire. Io ho due palette di Urban Decay, la Naked Smoky e la Naked Heat, e questo ha una resa totalmente diversa. Nessuno degli ombretti delle due Naked che ho io, ha anche l'Ultimate Basics e la Naked Basics 2, nessuno fa un fallout del genere, questo è l'unico. Non lo so, per ora non mi sta piacendo, non l'ho provato con una base cremosa sotto, proverò, però diciamo che la prima impressione non è molto positiva. 13,50€, ve l'ho detto. Poi, ho acquistato un mini blush di Benefit,
il California. Questa è la versione piccola, da quanti grammi? 2,5 grammi, pagata 17,50 euro. La colorazione è questa. La versione piccola, a differenza della grande, non ha il sole oro disegnato sopra. È un colore molto estivo, è un pesca con dei riflessi luminosi molto belli. È il blush che indosso che in camera non si vedrà mai. Comunque vi posso dire che è un ottimo blush. Dà un effetto guance sane, gote sane, un effetto proprio molto naturale, come di un colorito che vi esce da dentro. È molto sfumabile, molto scrivente, è fantastico. Vediamo se riesco a swatcharvelo. Eccolo qui. Ovviamente qui non è sfumato, comunque qui potete vedere è un pesca con anche una punta di corallo, secondo me è molto bello. Esce con il suo pennellino che io non utilizzo perché lo trovo veramente osceno. Comunque è un blush molto 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 valido. Poi ho acquistato di Marc Jacobs la matita, questa della linea eyeliner gel. Eyeliner gel crayon, la colorazione è Rococoa. L'ho pagata 22 euro. Questa ha una durata pazzesca, si fissa benissimo. Dovete sfumarla velocemente perché altrimenti si fissa e non la smuovete più. La colorazione è molto bella, è un marrone abbastanza neutro con delle leggermente metallizzato, bellissimo. Vediamo se. Ecco, allora adesso si sfuma ancora. È riuscita a sfumarlo. Tra un attimo vi faccio vedere che non si sfumerà più e si fisserà benissimo. Hanno veramente una durata pazzesca. Mi è piaciuta tantissimo. Questa l'ho già provata. Fantastica. Poi, sempre di Marc Jacobs, ho acquistato una delle nuove palette. L'ho pagata a 46,90 euro. Le Iconic Palette. La mia è la 710 Provocateur, pack stupendo. Aprite, c'è la copertura per gli ombretti, uno specchio e questi sono i colori, tutti sui toni del viola. Questa l'ho già provata, i colori scrivono molto bene. Forse l'unico che è un pochettino più difficoltoso è questo colore qui, perché ha molti brillantini e una base colore piuttosto scarsa, diciamo che è più brillantini che base colore, comunque tutti gli altri mi sono piaciuti. Ho preferito gli shimmer e i metallizzati ai matte, però è una palette molto valida. Marc Jacobs non delude mai, tranne con la matita sopracciglia. Volevo farvi vedere la matita, vedete, ora si è fissata e non si smuove più. Fantastica. Poi di Dior ho acquistato il mascara Pump & Volume. Pagato 32,90 euro. Non l'ho ancora aperto. È questo, quello che cliccate e il mascara esce. E ragazze, questo mi ispira moltissimo. Però prima voglio finire il Monsieur Big di Lancôme. Tutti dicono cose molto positive su questo mascara, che sia molto volumizzante, molto allungante, che faccia delle ciglia fantastiche, vi saprò dire. E poi, sempre di Dior, mi sono fatta un regalo per aver finito tutti gli esami in università e mi sono regalata la cipria, la Dior Skin Forever Endeavor Control, la cipria in polvere libera che esce con il suo pennellino fantastico. Il pennello, ragazze, è morbidissimo e è fantastico. L'ho utilizzato con questa cipria. La cipria è in polvere libera, ma ha la retina, per cui non vi ritrovate con la cipria dovunque, esce la giusta quantità di prodotto quando voi andate a pucciare il pennello nella retina. Costa un rene e mezzo, costa 43,90 euro, che è veramente tantissimo, ma fa un effetto favoloso, fa un effetto super levigato, vi fa sparire completamente tutti i pori, vi opacizza benissimo e per tante ore. Io l'ho provata in combinazione con il fondotinta di Dior, sempre il Forever. E ragazze, sono una combo fantastica.
Io le ho messe prima di uscire, sono uscita, avevo una festa, quindi ho anche sudato perché facevo parecchio caldo. Quando sono tornata ed era parecchio tardi, avevo la base ancora praticamente perfetta, quindi è fantastica questa cipria. Sono molto contenta di aver fatto questo investimento perché ne vale veramente la pena. Infine, la chicca l'ho lasciata per ultima. Ho acquistato da Sephora in Corso Vittorio Emanuele a Milano, quindi l'ho potuta swatchare bene. Lei, la Desert Dusk di Huda Beauty, 64,90 euro di meraviglia. Io l'ho acquistata con il 10% di sconto, quindi l'ho pagata un pochettino di meno. Ma ragazze, è favolosa. È favolosa. Io non ho la Rose Gold, ho acquistato lei. Sopra gli ombretti c'è questa protezione. Gli ombretti sono questi. Sono fantastici. C'è un glitter che è questo qui. Sono glitter pressati. Poi ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, ma 7, 8 matte. 8 matte, poi dovrebbero essere un paio di aspettate, ve lo dico subito. 8 matte, 6 perle pressate, 2 duochrome e un glitter. Fantastici. Io l'ho già provata e mi è piaciuta tantissimo. I matte hanno una borrosità favolosa, si sfumano benissimo. Le perle pressate vanno applicate con le dita per avere la massima resa, ma danno una luminosità pazzesca. E ho provato anche il duochrome, che è questo, e anche questo è favoloso, dà tantissima luce. Mi è piaciuta tanto questa palette, costa tanto, però secondo me è veramente un'ottima palette, molto valida. Anche qui è un investimento come per la cipria di Dior, però io vi dico che è una palette che secondo me vale la pena. Magari 64,90 euro sono tanti, non magari, sono tanti soldi, però li vale tutti. Veramente tutti, è fantastica. Infine, mi stavo dimenticando di mostrarvele, ma ho comprato tre delle nuove Velvet Ink di Kiko, di Maybelline. Sono le Super Stay Matte Ink, scusate. Io ho preso tre colorazioni, le ho pagate 8,90 euro tutte e tre, ne ho comprate due all'Esselunga e una da CAD. Ho comprato la 05 Loyalist, che io adesso dove ve le swatcho, ve le devo swatchare da questo lato, che è veramente un colore chiarissimo, ancora un po' troppo chiaro, nonostante io non sia molto abbronzata, ma in inverno credo che non sia così chiaro, cioè che risulti abbastanza bene sulla mia pallidità. Trovo che sia abbastanza simile a Vanilla Queen di Nabla, è leggermente più chiaro e forse un pochino più pescato. La 15 Lover, che è bellissima, questa è favolosa. Su di me non è un nude assolutamente, è un color malva abbastanza scuro. Sulle mie labbra tira tanto fuori la componente rosa e si scurisce abbastanza. Me lo vedete indossato nel video haul di Acqua e Sapone e lì lo vedete dopo parecchie ore da quando l'ho applicato ed è ancora perfetto. E infine ho acquistato una delle scure che non ho ancora provato, che è la 50 Voyager. Ed è questa. Io vi posso dire che ho provato l'over, questa l'ho provata ma poi l'ho tolta perché non mi piaceva l'effetto. L'over l'ho testata e devo dire che è fantastica. Dura veramente tanto, non si rovina, non secca le labbra. All'inizio sono un pochettino appiccicose, fanno un po' questo effetto, ma dopo qualche tempo, circa un'oretta, se ne va e si fissano benissimo. La profumazione è molto dolce. L'applicatore non è che io lo ami particolarmente. È fatto così, vedete che all'interno è leggermente più concavo per contenere il prodotto. Non è uno tra i miei applicatori preferiti, però queste tinte secondo me sono veramente valide. Quindi ecco tutti i miei acquisti di make-up dell'ultimo periodo con alcune prime impressioni. Spero che questo video vi sia stato utile per conoscere qualche prodotto, per vedere appunto, per avere le prime impressioni su qualche prodotto. Noi ci vediamo al prossimo video.
prossimo video. Un bacione, ciao!